Bismillahirrahmanirrahim. Il nome di Allah è il clemente e il misericordioso. Il nostro sermone oggi porta il titolo Lezioni apprese dall'immigrazione profetica, la fondazione dello Stato. Lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel suo nobile libro: in verità coloro che hanno creduto sono emigrati e hanno combattuto sulla via di Allah. Questi sperano nella misericordia di Allah. Allah è perdonatore, misericordioso. E rendo testimonianza che non esiste divinità oltre Allah, l'uno, senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e benedizioni a lui, alla sua famiglia e ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Seguitando è merito. L'immigrazione del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dall'onorato Mecca alla Medina, è un grande evento storico che ha evoluto il percorso della storia dell'umanità. Dobbiamo espirare tutti i significati che contribuiscono al sollevamento della società e alla costruzione della civiltà. L'immigrazione era una delimitazione tra il vero e il falso e un'evoluzione positiva verso la fondazione dello Stato medinese sulle basi ancorate dalla giustizia, dall'eguaglianza, dal libero arbitrio, dalla conservazione della dignità umana e stabilendo il principio della convivenza pacifica, la solidarietà sociale tra tutti i membri dello Stato paese, dello stesso paese, e la partecipazione alle attività economiche in tutte le forme. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, fece fondare lo Stato su una serie di basi e pilastri, tra cui ricordiamo la costruzione della moschea. Questa fu la prima opera compiuta dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, quando arrivò a Medina. Questo perché il legame tra l'uomo e il suo creatore è il salvavita di tutto. La vera religiosità è il fattore più importante nella formazione della personalità corretta che costruisce e urbanizza senza distruggere o sabotare. Per quanto si discuti dalla comprensione della religione, ci si trova di fronte a un difetto di carattere. Inoltre, la moschea ha una missione scientifica e sociale che fissa le regole e i valori di base nella società e al suo servizio. Secondo, la struttura economica. La potente economica è uno dei pilastri della fondazione dello Stato. Senza un'economia così potente e stabile consente allo Stato di assumersi e ai suoi, i suoi obblighi locali e globali e realizza ai suoi cittadini una vita onorevole. Quando l'economia si indebolisce, la povertà e la malattia si diffondono, la vita è disturbata. Le crisi sono aggravate, la morale è corrotta, i crimini aumentano. La fortuna sarebbe propizia per i nemici che sono alla ricerca di una minaccia per gli stati e lavorano per abbatterli e portare nel caos interminabile. Ecco perché il profeta, pace e benedizione di Allah su lui, era preoccupato che Medina fosse una società economicamente potente, in grado di affrontare i bisogni dei suoi membri, difendersi e realizzare il messaggio di pace, sicurezza e popolare l'universo, in virtù di ciò portato dalla nostra pura religione. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, cercava di creare un grande mercato a Medina come fonte di guadagno e commercio lecito e sede di artigiani. Questo mercato creato dal profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era chiamato Souq al-Manakha o il mercato di Medina.
Secondo Atta ibn Yasir, che Allah sia contento di lui, quando il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, voleva creare un mercato per Medina, andò al mercato di Banu Qaynuqa, dove tornò al posto di mercato di Medina dicendo: questo è il vostro mercato. Le grandi figure dei compagni del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, presero parte ai vari affari commerciali e accettarono di vivere sull'assistenza caritativa dei loro compagni aiutanti. Secondo Abdurrahman ibn Auf, che Allah sia contento di lui, quando arrivammo a Medina, il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, cercava di fraternizzare tra me e Sa'd ibn Abi Rabia, che mi disse: o Abdurrahman, sono il più ricco degli aiutanti, quindi divido le mie proprietà in due, una metà per me e l'altra per te. Risposi che Allah ti benedica la tua famiglia e i tuoi beni. Fammi sapere dove è il vostro mercato. Le nazioni che non possiedono o producono le loro provviste, cibo, vestiti, medicine, armi, non si appropriano dei loro affari, della loro volontà, del loro orgoglio, della loro dignità o della loro sovranità. Si dice: se fai un favore a qualcuno, sarai il suo comandante. Ti asterrai da chiunque, sarai uguale a lui. E avrai bisogno di qualcuno, sarai prigioniero. La nostra pura religione ci insegna che la mano che dà è migliore di quella che riceve, dove il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: la mano superiore è migliore della mano inferiore, vale a dire il donatore è migliore del destinatario. Naturalmente questo vale per le nazioni, le istituzioni, le famiglie e gli individui. Nessuno può negare l'importanza dei soldi nella gestione degli affari quotidiani e nello sviluppo degli individui e delle nazioni, con l'obiettivo di raggiungere con un modo onorevole i mezzi di vita e di progresso. Quanto sia lodato il principe dei poeti egiziani, che si chiamava Ahmad Shawki, quando disse: è grazie alla scienza e ai soldi che le persone basano la loro gloria. Nessuna gloria dovrebbe essere basata sull'ignoranza o dell'indigenza. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, stabilì le regole organizzative per tali rapporti finanziari. Invitava alla tolleranza nelle vendite e negli acquisti. Anche diciamo, quando per rapporti finanziari invitava alla tolleranza nelle vendite e negli acquisti. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Allah dà la sua misericordia a un uomo tollerante quando vende e quando compra o ricopra il rimborso dei suoi debiti. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, invita inoltre all'onestà nelle vendite, dicendo: il commerciante sincero sarà con i profeti, i veritieri e i martiri nell'ultimo giorno. Il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, proibiva il monopolio, dicendo: chiunque eserciti il monopolio del cibo per 40 notti sarà escluso per sempre dalla misericordia di Allah. Lui stesso andava sui mercati per controllare le vendite e gli acquisti e per indirizzare le persone verso ciò che riformava la loro attività. Secondo Abu Huraira, che Allah sia contento di lui, il messaggero di Allah si trovava in un locale che vendeva il cibo. Ci mise la mano sopra, le dita diventarono bagnate. Il profeta disse: o venditore di alimenti, che cos'è? Rispose il venditore: era la pioggia che lo inondava. Il profeta riprese: dovresti metterlo sopra il resto per essere visto agli occhi delle persone. Proseguì il profeta: chiunque ci inganni non è uno di noi. La carta di Medina.
Il nostro profeta, pace e benedizione di Allah su lui, fondò un potente stato dopo l'emigrazione e stabilì le regole di base nella Carta di Medina. Non si accontentò solo di fraternizzare tra gli emigranti e gli aiutanti, nonostante le differenze e i conflitti tra gli ultimi. Passò a un senso umano attraverso l'elaborazione della Carta di Medina, considerata il più grande documento nella storia dell'umanità. Il profeta dedicò i doveri e i diritti di tutti i membri della società, fece ancorare una convivenza pacifica tra tutti i cittadini e tra tutti gli esseri umani, rendendo questa carta come il più grande documento di convivenza nel corso degli anni. Prova a sostegno è questo patto che il profeta concluse con gli ebrei di Medina. Dava agli ebrei gli stessi diritti dei musulmani in materia di sicurezza, pace, di libertà e di difesa comune. Tra le clausole più importanti di questa carta sono citate: i non musulmani impongono le armi contro ogni nemico della Ummah, cioè nazione, e parteciperanno ai costi della guerra. Non vi deve essere slealtà o tradimento tra i due gruppi. Gli ebrei di Banu Auf sono una comunità con i credenti. I componenti non musulmani hanno identici diritti politici e culturali al pari dei musulmani. Essi godono di autonomia e libertà di fede religiosa. I non musulmani non saranno obbligati a prendere parte a guerre di religione fra i musulmani. La carta garantì anche la libertà, la sicurezza e la difesa comune di Medina contro qualsiasi aggressore. Ciò significa che lo stato civile nell'Islam si stava sbandendo per raggruppare i musulmani e non musulmani. Hanno diritti e doveri tanto quanto i nostri, a condizione che si impegnino a rispettare le norme comunitarie che garantiscono i diritti e i doveri di tutti, la pace e la non aggressività, e non violare le clausole del contratto sociale e la Costituzione che organizza i rapporti intercittadini. La convivenza, come abbiamo detto, diciamo, la Carta di Medina. La convivenza pacifica tra tutti gli individui è un obbligo religioso e una necessità comunitaria imposta dalla realtà che l'uomo vive. Ciò si realizza solo quando tutte le persone si sentono parte della stessa patria con gli stessi doveri e diritti, senza distinzione, o sulla base di religione, razza o altro. Allah, gloria a Lui, disse: non c'è costrizione nella religione, la retta via ben si distingue dall'errore. Chi dunque rifiuta le idole o crede in Allah si aggrappa all'Inviolabile più salda, senza rischio dei cedimenti. Allah è udiente sapiente. E il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, applicava questo pilastro e ai suoi compagni fecero lo stesso modo pratico. Non costrinsero nessuno a convertirsi all'Islam né a distruggere alcuna chiesa, eremo o luogo di culto. I luoghi di culto sono rispettati e immuni ai musulmani, perché l'Islam garantisce la libertà di coscienza a tutta l'umanità. Nessuno dovrebbe cambiare questa diversità o variazione con il rischio di contraddire la volontà divina. Allah, gloria a lui, disse: se il tuo Signore volesse, tutti coloro che sono sulla terra crederebbero. Sta a te costringerli ad essere credenti? Il rispetto delle credenze, dei diritti e dei doveri è un pilastro essenziale nella fondazione dello Stato e ha un impatto sulla coerenza delle relazioni tra nazione e società. Ogni comunità ha le sue credenze e i suoi principi sacri che ritiene siano più sublimi di qualsiasi altra. L'Islam ci proibisce di danneggiare i seguaci di altre religioni, né le loro credenze, perché le religioni arrivarono per portare felicità all'uomo. Allah, gloria a lui, disse: non insultare coloro che esse invocano al fuori di Allah, che non insultino
Allah per ostilità e ignoranza. Abbiamo reso belle agli occhi di ogni comunità le loro proprie azioni. Ritorneranno poi verso il loro Signore ed Egli li renderà edotti sul loro comportamento. L'Islam ha stabilito nelle anime dei suoi seguaci la regola fondamentale della bontà divina e del buon vicinato con i non musulmani. I testi sacri affermano questa fondazione e ne chiariscono le forme applicate nella società musulmana. Allah, gloria a lui, dice: Allah non vi proibisce di essere buoni e giusti nei confronti di coloro che non vi hanno combattuto per la vostra religione e che non vi hanno schiacciato dalle vostre case, poiché Allah ama coloro che si comportano con equità. L'Islam invita inoltre ai suoi seguaci a parlare bene con i non musulmani ed a osservare i loro sentimenti anche in occasione di dibattiti e dialoghi. Allah, gloria a lui, dice o disse: dialogate con belle maniere con la gente della scrittura, eccetto quelli di loro che sono ingiusti. Dite loro: crediamo in quello che è stato fatto scendere su di noi e in quello che è stato fatto scendere su di voi. Il nostro Dio e il vostro sono lo stesso Dio ed è a Lui che ci sottomettiamo. Pertanto, la Carta di Medina è un esempio da seguire in materia di conservazione della dignità umana, che garantisce la coerenza nazionale per la fondazione dello Stato, la creazione delle civiltà e la realizzazione dell'interesse per l'umanità. Detto questo, imploro il perdono di Allah sia per me che per voi. Ritorniamo. Loda ad Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano conferite all'onesto profeta, alla sua famiglia, ai suoi compagni e ai loro giusti seguaci fino all'ultimo giorno. Dunque, ai miei fratelli nell'Islam. Il paese ha un grande valore e una posizione sublime. Amarlo, appartenerlo e difenderlo sono la natura innata su cui viene creata l'anima umana sana. È un dovere radicato nella pura religione e richiesto dal patriottismo, come garantito dalla legislazione celeste. Il profeta diede il miglior esempio di amore per la patria, appartenenza e attaccamento. Durante l'emigrazione si rivolse alla sua città natale, la Mecca, dicendo: che bel paese sei, quanto mi sei caro. Se la tua gente non mi tirasse fuori, non ci sarei mai uscito. Quando arrivò a Medina e vi rimase, invocò Allah, gloria a lui, per farlo amare la sua seconda patria e per portargli sicurezza e stabilità, dicendo: O Signore, facci amare Medina tanto quanto amiamo la Mecca di più o di più. La relazione tra religione e Stato è una relazione complementarietà e non di contraddizione. La conservazione delle terre di origine è uno degli obiettivi collettivi da mantenere con un modo imperativo. Non c'è economia stabile senza che la sicurezza sia realizzata. Difendere la patria, proteggerla e sacrificare per sé è un dovere legale e un requisito nazionale che incombe su tutto ciò che vive sul suo suolo e ombreggiato dal suo cielo. Questo amore di patria non è limitato ai semplici sentimenti, deve essere tradotto in azione e buon comportamento utile sia all'individuo che alla società. Dobbiamo sacrificare per mantenere la patria onorevole e potente. Il vero patriottismo non è un semplice slogan da revocare, né formule da ripetere, è una fede, che una condotta e una donazione, è un sistema di vita, è un sentimento dell'impulso della patria e delle sfide che la affrontano, soffrire per i suoi dolori e gioire delle sue gioie. Bisogna essere predisposti al sacrificio per questo. Felici sono gli uomini che hanno realizzato ciò che hanno concluso con Allah e hanno sacrificato il corpo e le anime sul sentiero di Allah per difendere le loro terre di origine e allevare i loro paesi. Oh Allah,
Preserva l'Egitto e il suo popolo, il suo esercito e la sua polizia da tutti i mali e respingi le astuzie dei malvagi, il dispetto delle dispettose e l'invidia degli invidiosi. Grazie dell'ascolto.